Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Saints Row 1. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Stavo un attimo ragionando mentre il nostro personaggio sta facendo il figo col coltello. Stavo ragionando su una cosa che effettivamente non mi ricordo del secondo capitolo. Come potete vedere sopra abbiamo la barra del rispetto, quella viola. Ogni volta che iniziamo una nuova missione, quella abbassa una tacca, abbassa di uno. Io non mi ricordo se in Saints Row 2, come in tutti gli altri Saints Row, tu puoi fare più missioni rispetto a più rispetto hai. Il punto è, se anche nel 2 qui continuano a calare, devi continuare a ricaricarlo, è un po' una rottura di palle, ma non mi ricordo. Comunque guarda che figo che siamo, dai, abbiamo iniziato con dei vestiti merdosi e siamo finiti. Tan 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 tan, abbiamo un anello col diamante, ora continuiamo le missioni dei Vice. A cena romantica. Con la pioggia, dai, che tristezza. But you have to look this pissed. Johnny, you said you'd take me out to dinner. No. Here we are. At Freckle Pickles. Where else would we go? Someplace good. Why couldn't you have taken me to Mykonos? Mykonos. It's not like... Hey, what's up? Hey, ciao. Timing. You boys talk. I'll be right back. Wait, e adesso quanto ci fai che la rapiscono? Now, I've been talking to Isha's sister. Turns out, Tanya's been fucking people in every sense of the word. Not only is she blowing King's bodyguard, Big Tony, but she's fucking Warren Williams, the numbers guy, whenever Tony ain't looking. Now, between Tony and Warren, the only person she isn't leading Ma around come? By the cock is King. So I'm thinking... We put the hurt on Tanya, we're fucking up the Vice Kings. And she's got an operation in Prong Court. That's where we Io non start. Mi ricordo se nei Romy capitoli successivi Johnny c'ha questo tatuaggio sul collo. Credo di no. Who wants to die for a blowjob, right? Duh. When you go for Tanya, be careful. She probably got some muscle in there. Eh beh, certo, assolutamente. Chi vorrebbe morire per un pompino? Elimina i Vice King. Si trovano un po' lontani rispetto a dove mi trovo. Devo rubare una macchina. Ruberò questa macchina. Signora, mi spiace. Lei è stata scelta. Oh, aspetta. Uno di voi deve salire con me in macchina, forza. Beh, già che siamo in missione a questo punto, portiamoci qualcuno, no? Non per cattiveria, ma non vedo l'ora di iniziare il secondo capitolo. Non vedo l'ora di finirlo, il primo. Nonostante comunque, non dico che non mi sto divertendo, però è un po' lento rispetto a tutti gli altri. Giustamente lo capisco anche, visto che, come ho detto l'altra puntata, diciamo che questo capitolo era più, non so come dirlo, forse un esperimento. Era più un tentativo di creare qualcosa di diverso dal solito. Ok, se proseguo di qua arrivo dal primo. Era un tentativo di creare, secondo me, una possibile veramente variante a GTA. E uno è andato. Il prossimo è qua sulla sinistra. Vieni qua. Ecco, fatto. Aspetta un attimo. Grazie. Aspetta. Vediamo quante munizioni ha. Non lo so, ma sembra più potente. Ah, bravo! Bravo che mi hai rubato. Madonna, anche le ombre. Ma guarda che figo. Guarda che figo che c'è anche l'ombra dell'arma. Dai. Ci sono giochi di oggi che se stronzate non ce l'hanno. Ci sono giochi che veramente robe del genere ne avrebbero bisogno e non ce l'hanno. Oh, grazie di essere venuto tu da me. Ecco fatto. Aspetta che scendo di nuovo a rubarmi le munizioni. Grazie. Oh, ci sono munizioni a terra gratuite. Perché non dovrei prenderle? Sali in macchina. Bravo lui. E l'ultimo, dov'è che si trova? Si trova nel nostro territorio. Bastardo, adesso vengo a prenderti. Aspetta. Ecco fatto. No, ho sbagliato. Volevo solo saltare. No, devi solo saltare. Oh, che cavolo. Aspetta che... Ecco fatto. Abbiamo 107 munizioni. E ora?
Rispondi al cellulare. Al bordello non dovrebbe essere tanto lontano. Eccolo qua, infatti. Dai, risali in macchina, amico. Se... Perché c'è salito lui? Grazie. Mi stava rubando la macchina. Vorrei però, già che siamo in giro a questo punto, mi faccio un tatuaggio. Ciao. Ok, questo mi piace. Dai, me lo faccio su tutte e due le braccia. E basta così. Grazie, amico. Ora sono più carino. E eccoci al bordello. Sicuramente sarà pieno di gente, quindi prepariamoci a dovere. Minchia, quanti sono? Il gioco sta laggando, secondo me, perché non riesce a contenere una così grossa quantità di nemici in un'area sola. Guarda quanto ha rallentato, si vede tantissimo. Guarda, ora che si è velocizzato, si è stabilizzato ora. Aspetta che... Vediamo. Sta signora? Scusami, cos'è successo alla signora? Allora, aspetta. Facciamo che entro qui, lancio una granata. Ella, signorina, buongiorno. Non era quello che doveva succedere. Grazie delle munizioni. Grazie dei soldi. Ne rimangono solo 12, forza. Questa zona mi ricorda molto il bordello di Saint Row 3. Perfetto, ti ho preso. Credo sia morto. Credo non ci sia più nulla di cui preoccuparsi. Che palle la mira così. Mi sta troppo sulle balle che non posso mirare come dico io. Allora, con calma. Salgo su, rubo le munizioni. Vediamo. C'ha meno munizioni. No, vediamo. No, ne ha 8, quindi mi conviene. Vieni qua che ti spacco la faccia. Porca troia, troppo. Anche troppo forte. Amico, rimani con me e sarai vivo. Pure le zozze ti stai facendo. Bravo. Professionista fino alla fine questo tizio. Dammi i soldi. No, tranquillo, non succederà nulla. A meno che non lo dica io. Continuiamo così. Signorine, ma si fanno queste cose? Eh? Si fanno durante l'orario di lavoro. No, vabbè, lei la lascio viva, non ha colpe, poverina. Ah, il tizio si è rubato il mio fucile a pompa. Bravissimo. Sta meccanica che i personaggi, che i compagni si rubano le armi per terra è veramente intelligentissima. Ecco qua, aspetta che ora mi cambio arma. Ne è rimasto solo uno. Dove lo trovo? Intanto ti accoltello per... ovvie ragioni. Visto che non mi sono rimaste molte munizioni. Ne è rimasto solo uno. Aspetta che adesso arrivo, Colpiscilo. Calcetto nello stomaco. Tutti gli uomini di King. How much is this studio incident gonna set us back? The incident? I'm sorry. I thought some motherfuckers blew up my shit. I didn't realize it ain't no thing. How much? Quanto? Including the loss of revenue from Aisha's death, I'd say we talking millions. Okay, we got a few contractors that owe us. Convince them to hook us up.
That takes care of the building. As for Aisha, throw together some memorial box set. People eat that shit up. È vero. Appena muore qualcuno, le compilation, i memoriali, queste cose qua. I'm not happy, Anthony. You said she could handle it. It's not her fault, Mr. King. The Saints have been fucking with her. That's what I'm talking about. Are you gonna let these bitches disrespect us? Everybody calm the fuck down. We ain't gonna start a war every time some motherfuckers act hard. We gotta talk about the Saints. Eccola lì, ti pareva. Hey, baby. They've taken Prawn Court. How did this happen? How the fuck you think it happened? Look, we need to get together here and just... What we need is for you to shut the fuck up. You feel me? Bravo, King. What? Yes, Mr. King. Mr. King, addirittura. I'll have Monroe put some pressure on the Saints. While they're distracted, it should be easy to take back what's ours. Everything else is business as usual. Understood? Now, comunque, King giovane, cioè, era tanta roba. King da vecchio in Saints Row 4 è molto più composto, pacioccoso. È una brava persona. Guadagnato 1400 al giorno, fantastico. Hai abbastanza rispetto, lo so, con tutto quello che mi sono impegnato. Beh, signori, un altro posto è stato conquistato. Quindi, signori, vi ringrazio tutti per avermi seguito, come al solito se mi avete seguito. Se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti!